Buongiorno a tutti amici e bentrovati sul canale. Oggi andremo a vedere l'anteprima del GTR 4, uno smartwatch molto interessante che secondo me sta una spanna sopra il suo predecessore GTR 3 Pro. Guardate tutto quanto il video perché vi farò vedere proprio tutte le funzionalità. Non è una recensione, ma vi faccio vedere tutto quello che funziona e vi dirò come mi sto trovando in questo inizio che lo sto provando. Ma venite tutti quanti insieme a me a vedere il video dopo la sigla. Eccoci qua, al solito unboxing veloce, però vi voglio far vedere bene la cura della scatola di questo prodotto. Questo è lo smartwatch che lo vediamo dopo. Come al solito abbiamo due involucri. Questo è quello che conterrà questa scatola bianca. Questa figura è proprio uguale identica allo smartwatch, come voi vedete, e tra le altre cose molto bello è il rilievo, fatta e curata molto bene. Da questo lato ci sono un po' di dati con tutte le certificazioni, quest'altro logo Amazfit e il resto. Vi dice che c'è Alexa, eccola qua, e funziona. Vi dice che è 1,43 di diametro, AMOLED, ma dopo comunque vi dico tutto quanto. Qui ho una discordanza, come al solito sulla scatola ci sono scritti 5 satelliti, mentre nelle descrizioni dell'Amazfit sul sito ce ne sono scritti 6. Diamoli per 5. Qua praticamente vi dice che rileva battiti e tutte le altre cose 24 ore e ha una lunga durata della batteria, in teoria fino a 14 giorni. E qua altre caratteristiche. Leviamo questa, andiamo ad aprire la scatola blanca o bianca, eccola qua. Non mi menate se faccio qualche sfondone o sfondone con le parole. Come vedete qui, come al solito, abbiamo il cavetto di ricarica. Lo apriamo, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Questo è USB magnetico, tanto lo proviamo con quello del GTS4 che è uguale, così vi faccio vedere che tenuta ha. E qua abbiamo il solito manualetto delle istruzioni, molto molto semplice, in tutte le lingue, dove troverete il QR code dove scaricare l'app e alcune nozioni. Vediamo se c'è quello di garanzia. Una volta c'era, vedo solo questo, va bene. Ok, leviamo tutto, prendiamo lo smartwatch, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere. Questo è il cavetto del GTS4, come vedete tiene bene, e quando voi lo mettete in carica vi segnalerà la carica, molto carina, con questa funzione che sembra che andiamo sullo spazio. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche di questo smartwatch, che è 46x46x10,6 mm di spessore. La cassa qua sotto è PVC lucido, qua sotto ci sono praticamente i sensori biometrici che fanno 24 ore di misurazione, potete impostarli, e fanno ossigenazione del sangue, battiti cardiaci e chissà se faranno la pressione sanguigna, perché nel GTR 3 avevo visto dei video ma non è arrivata. Vediamo se questi la faranno, poi misureranno anche lo stress questi. Ok, da questo lato abbiamo la rotellina rotante o il Magic Crown, come volete chiamare, hanno cambiato lo stile rispetto al GTR 3 Pro. E qua il tastino, vi faccio vedere il GTR 3 Pro, eccolo qua, aveva due pulsantini se riuscite a vedere. Poi da questo lato abbiamo il microfono e da qua lo speaker. Il frontale è un bel pannello AMOLED da 1,43 4,66x4,66 per una densità di 326 ppi. Ve lo avvicino il più possibile per farvi vedere che definizione che ha, guardate. Lo smartwatch è in lega di alluminio qua, e qua sotto abbiamo detto, loro lo chiamano PVC ma è plastica, ok. Poi lui ha qua nel frontale un vetro temperato anti impronte, e loro dicono che questa cornicetta qua intorno che voi vedete praticamente serve
per antiriflesso, ok? Quindi all'esterno dovrebbe far riflettere di meno il sole nel display. Questo loro dicono. La batteria è da ben 475 mAh e come ci ha abituato anche il GTR 3 Pro, qua loro dichiarano che si ricarica in 2 ore, che fa 14 giorni di uso tipico, 50 solo in orologio e ne fa 7 di uso intenso e poi 25 ore di GPS ad alta precisione. Mentre bilanciato ne fa 44 di ore e a risparmio ne fa 52 di ore. Diciamo che tendenzialmente una settimana sono sicuro che la si farà, ok? Come il suo predecessore. Ha al suo interno un accelerometro, un giroscopio geometrico, ha un altimetro barometrico e la luce ambiente, che naturalmente ha la luminosità automatica e manuale. I cinturini sono da 22 a sgancio rapido. Devo dire che questi qua, rispetto a quelli del GTS 4 che sto provando attualmente e che ho fatto l'anteprima, li trovo migliori, molto più resistenti, danno un senso più da orologio sportivo. Se li cambiate e li mettete marroni, sicuramente diventa anche un orologio molto elegante. Lui è compatibile con Android 7 e iOS 12 o superiori. Ed adesso vi faccio vedere tutte quante le sue funzionalità. Adesso siamo nell'Always On Display, o AOD, che segue la Watch Face, e vi dico che sono molto belle. Vi faccio vedere qua. Questa è una Watch Face, vediamo subito le Watch Face. Eccole qua. Sono tutte molto belle. Avete anche questa con il tempo, ne trovate nello store 200 e praticamente ci sono sia gratuite che a pagamento, ma quelle gratuite ce ne sono molte. Vi faccio vedere anche questa quanto è bella. Eccola qua. E ci sono anche quelle con le complication che potete impostare voi e quelle dinamiche. Ok, quindi avete una buona personalizzazione, in più potete installare quelle di terze parti. Adesso dall'alto verso il basso abbiamo il centro di controllo, dove qui abbiamo la batteria. Se noi ci clicchiamo dentro, lui ci farà attivare il risparmio energetico se vogliamo, oppure qua abbiamo il non disturbare, la modalità notte, quella col lettino carino, la modalità teatro. Normalmente queste sono tutte modalità che andranno ad abbassare il consumo della batteria e a diminuire il disturbo nell'ambiente per le altre persone. Qua abbiamo il calendario, eccolo qua, molto sempre interessante. Qua abbiamo il volume che potete impostare come vi pare. Adesso io attiverò questa funzione che praticamente lui mi terrà attivo il display massimo fino a 20 minuti in tagli da 5, come vedete, molto comoda se voglio lasciarlo attivo senza riattivarlo. Non è l'AOD, ok? Qua abbiamo la luminosità che è automatica e manuale. Vi dico che ha una buona luminosità e si vede bene sotto la luce del sole. E qua abbiamo le impostazioni che vi vado a far vedere dopo. Poi, sempre da destra verso sinistra, abbiamo gli altri toggle. Vi ricordo che tutti questi toggle rapidi o centro di controllo può essere impostato come volete. Qui abbiamo la torcia. Vedete i bordi, ma normalmente c'è quella cornicetta che li nasconde anche. Abbiamo l'attivazione, scusatemi, della wifi e del bluetooth. La wifi la userà praticamente per caricare la musica, sì, perché questo ha anche la musica per caricare musica e la potete ascoltare su delle cuffie true wireless e per caricare le watch face. Poi abbiamo il blocco dello schermo qua, sarà bloccato e potete tenere premuto e si sbloccherà. Questo quando lo utilizzerete per il nuoto, perché ha anche il nuoto, essendo praticamente impermeabile a 5 atmosfere. Poi abbiamo la ricerca dello smartphone e questo è l'operazione per eliminare l'acqua, come vedete. Quando fate nuoto o lo usate con l'acqua, lo bagnate, questo serve per eliminare l'acqua che eventualmente è entrata nello speaker. Ok?
e per il centro di controllo abbiamo visto tutto. Dal basso verso l'alto abbiamo le notifiche, ok, che sono complete, vi arriveranno praticamente qua con l'iconcina dell'app da cui si notifica, e praticamente voi potete rispondere con dei messaggi preimpostati o con delle emoticons. Ecco qua, questi sono i messaggi preimpostati, ne potete mettere 10. Da sinistra verso destra abbiamo questo centro di altro centro, io lo chiamo centro di controllo, ma sono tutte concine dove voi avete le app. Queste le potete impostare sempre sia dallo smartwatch che dallo smartphone. Potete impostare, per esempio, tipo qui mettete Alexa, questa è la musica, qui le ultime app che avete fatto e altre cose. Qui c'è il Pi e tutto quanto. Questo è molto carino, a me piace molto perché avete tutto quanto sotto controllo, e da qua sotto, premendolo, potete impostarlo come vi pare, ci mettete quello che volete e avete tutto sotto a portata di mano. Andando avanti abbiamo il controllo musicale, che controllerà sia lo smartphone oppure la musica che voi caricherete nello smartwatch e l'ascolterete. L'audio è molto buono. Andando avanti abbiamo il Pi, che vi dirà come voi vi state allenando e quindi che vita state facendo. Qui abbiamo il meteo, molto interessante, e con tutte quante le funzioni. Come vedete qua avete quasi una settimana completa, ok, e tutte quante le indicazioni che voi volete. Poi andando avanti abbiamo il rilevamento dei battiti cardiaci. Loro hanno messo in questo smartphone, in questo smartwatch, un biotracker 4.0, che dicono che è il 33% superiore e più accurato del vecchio sensore che stava nella vecchia serie 3. Questo è il riepilogo della giornata, come vedete destra sinistra. Voi comunque potete anche impostare questi qua come volete, sia dall'app, e tutto quanto a posto. Come vedete è abbastanza fluido. E adesso andiamo a vedere tutte quante le app che lui ha, e alla fine vi farò vedere le impostazioni. Abbiamo il Pi, che è quello che vi ho detto già prima, la frequenza cardiaca, l'ossigenazione del sangue, che le rileva discretamente, la misurazione con un tocco. Questa misurazione mi pare in 45 secondi vi rileverà tutte quante le misurazioni, anche il respiro. Gli allenamenti ne abbiamo praticamente più di 150, ok, possono essere impostati come volete, anche il display che visualizza i dati può essere impostato come volete, e ha praticamente 8 sport che vengono rilevati in automatico se voi attivate l'opzione, che sono praticamente il tapis roulant, la corsa all'aperto, l'ellittica, il ciclismo all'aperto, la camminata al coperto, quindi sempre tapis roulant, il vocatore e il nuoto in piscina. Questi sport potranno essere rilevati in automatico, e vi devo dire che sotto questo punto di vista è molto accurato, perché non è tanto la quantità di sport che lui ha, ma hanno molto migliorato il GPS, che adesso è a 5 punti e a 5 bande, cioè a 5 bande e 2 punti, quindi praticamente è molto più accurato. E in più questo smartwatch vi permette di mettere una banda cardio esterna. Qua abbiamo la cronologia degli allenamenti, naturalmente io ne ho provato solamente uno per vedere come andava, l'intensità dell'allenamento, quindi come vi state allenando, qui il rilevamento dello stress, che pure questo è molto interessante, visto la vita stressante che facciamo tutti i giorni, e mi raccomando, prendetela un po' più con allegria, lo so, però purtroppo più ci arrabbiamo e più ne risentiamo, ne risente il nostro fisico. Qui abbiamo le attività, ecco qua, tutto quanto del giorno come vedete, e tutto il riepilogo di quello che avete fatto, il sonno, poi tutte queste cose le proveremo, il telefono, quindi abbiamo la lista delle chiamate, i contatti che se ne possono mettere 50 e il tastierino per comporre, ok? Diciamo che il volume non è molto alto della chiamata, però si riesce a sentire. Nella recensione poi approfondita vi farò vedere quanti decibel ha e lo vedremo meglio. Qui abbiamo il meteo, che abbiamo già visto prima, con tutte le sue funzioni, molto completo, la musica, le sveglie che si possono impostare anche da qua, il calendario, che l'hanno messo a posto e si sincronizza adesso con quello che avete nello smartphone, quindi pure questo è molto interessante. Poi abbiamo le impostazioni, le vediamo dopo. Questa è la fase
solare o lunare, vi fa vedere la fase solare o lunare, ve la faccio vedere un attimo giusto per la grafica, come vedete, fase lunare, fase solare, quando sale e quando cala, ok? Poi abbiamo la bussola, sempre molto utile, l'altimetro e il barometro, la cronologia mensurale, questo è il calendario mensurale per le donne, la respirazione, un esercizio di respirazione per abbassare lo stress, il cronometro e il timer, che sono sempre molto utili, trova il telefono, questo è l'orologio universale per impostare gli orari degli altri paesi, elenco delle cose da fare è un'altra funzione, avete anche il memo vocale che poi ritrovate nell'app, vi faccio vedere dopo quando vediamo l'app, un altro timer, timer pomodoro, il telecomando fotocamera, questo è per fare uno scatto da remoto, lui funziona come telecomando. Queste due applicazioni io le ho scaricate dall'App Store, se voi qua vedete adesso che non c'è la calcolatrice non vi preoccupate, dopo vi faccio vedere nell'app che c'è la calcolatrice e che voi praticamente la potrete impostare. Andiamo qua in basso, lo faccio da qua, eccole qua, impostazioni. Allora qua avete il quadrante e l'ora, quindi il quadrante, il formato dell'ora e il formato della data, potete impostarlo come volete, la wifi pure la potete impostare come volete, il bluetooth, da qua potete praticamente collegare delle cuffie true wireless oppure anche una fascia cardio o quello che altro volete che lui riconoscerà, ok? Qua sul display abbiamo tutte le impostazioni, la luminosità, la durata di quanto rimane acceso, poi il display sempre attivo e da questa parte avete praticamente sia i quadranti che seguono i quadranti quelli impostati oppure dei quadranti per impostati fissi, e potete, cosa molto carina, vi faccio vedere solo una cosa, da qua potete praticamente scegliere, selezionare lo stile, quelli sono i quadranti, e scegliere praticamente se farlo ad orario sempre attivo oppure in rilevazione automatica, eccolo qua, automatico, orario o tutto il giorno o disattivo, ok? Adesso lo rimettiamo un attimo così, e quando praticamente è in automatico lui riconoscerà anche quando voi vi leverete l'orologio dal polso e quindi per risparmiare batteria si spengerà, quindi pure questo è molto interessante. Questo praticamente è risveglio al sollevamento del polso, ok? Questo è lo stile del colore dello schermo, vi faccio vedere, potete farlo più sbiadito, quindi neutrale, o più vivido, pure questo è molto interessante. Poi avete lo stile del tema, potete scegliere questi tre stili come vedete, quindi molto interessante, molto si può personalizzare. E poi qua praticamente se voi lo attivate questo qua, lui attiverà lo schermo quando vi arrivano le notifiche. Poi qui abbiamo ovviamente l'impostazione del suono, il volume, il tono di avviso, potete silenziare la sintesi vocale, eccola qua, quella dell'allenamento, sì, perché voi con questo smartwatch quando vi state allenando potete avere un vostro assistente, cioè tramite le cuffie bluetooth voi le mettete, attivate questa funzione qua e lui praticamente quando vi allenate ci sarà l'assistente all'allenamento che vi dirà i battiti e altre praticamente cose sull'allenamento che state facendo, quindi pure questo è molto interessante. Andiamo qua, vediamo se mi sono perso qualcosa, sintesi vocale, gli avvisi, e questo vibra quando girate il tastino qua, la vibrazione, ok? Molto molto interessante. Vi ho detto già gli allenamenti a rilevazione automatica, l'impostazione del GPS che lo potete impostare in tre modalità, come vi ho detto prima, alta precisione, poi c'è la media e poi c'è bassa precisione, ok? In base a quello cambierà il consumo della batteria. Questo lasciatelo sempre attivo, la GPS, perché per avere una precisione alta e molto più veloce il fix dovranno ogni tanto aggiornarsi i dati a GPS, ok? E andiamo qua in allenamento, non vi faccio vedere di più perché se volete che vi faccio una sezione più specifica per l'allenamento ditemelo, perché è molto molto lunga, vi faccio vedere tutto quello che si può impostare. Qui abbiamo le preferenze, quindi non disturbare, la modalità sospensione, il risparmio energetico che è molto buono, questo è per bloccare il bracciale come abbiamo visto prima,
Questo è per impostare cosa fa il pulsante, quello sopra e quello sotto. Potete praticamente fargli aprire un'attività di quelle che volete sopra e sotto a questi due pulsanti. Questo è per impostare il centro di controllo, ma lo potete fare anche dall'app. L'app di accesso rapido, lo stile dell'elenco, questo pure è carino. Come vedete, potete avere un elenco in stile lista o quest'altro stile. La lingua di Alexa, la lingua, il lato d'uso. Se voi cambiate il lato d'uso, lui praticamente invertirà sostanzialmente questo bottone, quindi lo potete portare a destra, a sinistra. Nella recensione approfondita poi vi farò vedere come. E questa qua è l'attività dell'aggiornamento dell'attività mattutina o della mattina, quello che praticamente fa anche Google. Ok, in più nella sezione batteria abbiamo, eccola qua, vi faccio vedere, una gestione che è simile a quella di Wear OS, molto molto interessante. Praticamente lui vi fa vedere tutte le funzioni che sono attive e vi dirà praticamente quelle che consumano più batteria, e voi potete praticamente o chiuderle o non farle attivare, praticamente gestire la batteria. Come vedete, lui mi dice che 31 volte io ho riattivato lo smartwatch col sollevamento del polso. Mi dice tutto quanto in modo tale da tenere sotto controllo la batteria, simile a Wear OS, non come Wear OS, ma simile. Pure qua hanno fatto un bel passo avanti. Qua poi, se andiamo sul sistema, controllo gli aggiornamenti, le informazioni, le normative, riavvio, spengi e reset di fabbrica. È molto molto interessante, ha molte opzioni. Praticamente ZEPP OS 2 sta avanti rispetto a ZEPP OS 1. Mi sono dimenticato, non vi ho fatto vedere lì dove ci sono le app, che c'è anche un'app per i codici QR nativa. Ok, quindi voi, se avete un abbonamento del supermercato, tipo quello, no, non voglio fare nomi, scusatemi, un momento, il supermercato per le scontistiche, lo potete caricare tranquillamente qua sopra. Mi pare che per problemi di gestione di account ne potete caricare 20, ok? E avrete tutti i QR code, i 20 QR code degli abbonamenti che avete qua sopra, e utilizzarli senza portarvi appresso le tesserine plastiche, ok? Quindi pure questo è molto interessante. Uno smartwatch, devo dire, fatto veramente bene. Ci cade su due piccole cose, ci cade praticamente sull'NFC che non l'hanno implementato, e l'altra cosa che mi dà un po' fastidio è l'assistente vocale offline. Ora non l'ho fatto vedere qua, ma lui ha un assistente vocale offline che purtroppo non è ancora in italiano. Comunque ve lo proverò nella recensione approfondita, e che è molto comodo quando fate sport. Perché quando fate sport potete essere sudati, potete, non lo so, avere le mani sporche, e quindi potete attivare una musica, oppure potete attivare un allenamento tramite un comando vocale. Se lo volete utilizzare, dovete imparare lo spagnolo o l'inglese, e ci sono, mi pare, altre tre lingue. Ok, per lo smartwatch mi pare di avervi detto tutto, non voglio dilungare di più. Adesso andiamo a dare un'occhiata all'app. Come vediamo nella pagina iniziale, l'app è molto completa, come già sappiamo. Questo è il riepilogo della giornata, eccolo qua, e ve lo metto anche qua. Poi abbiamo il sonno, la frequenza cardiaca, il PAI, che già sapete cos'è, ve l'ho detto nello smartwatch, e come voi state andando qua, le attività che avete fatto, e da qua potete lanciare un'attività, tipo, che ne so, lanciate qua la corsa, fate start, vedete, ho capito, e come vedete voi farete l'attività praticamente sullo smartphone. Ok, ritorniamo indietro giusto per farvi vedere. Qua abbiamo lo stress, l'ossigenazione del sangue, le calorie che avete fatto, consumo attività mi dice insufficiente, la qualità del respiro, del sonno, e poi avete la VO2 Max e il carico di allenamento. E qua potete modificare tutte le schede. Qua sulla salute, la camminata, praticamente avete varie funzioni. Adesso io vado direttamente a quella dello smartwatch, così vediamo. Interessante questa. Qui praticamente potete aggiungere uno smartphone oppure una bilancia, quello che vi pare, degli apparati Amazfit, quelli che sono compatibili normalmente. Qua vedete i miei obiettivi, il mio percorso. Qua sul mio percorso facciamo un attimo una parentesi. Qua voi potete caricare tracce GPS, però allo stato attuale, cioè praticamente voi avete un percorso,
creato una mappa tramite un programmino e quella mappa la potete caricare nello smartwatch. Ora, sia il GTR 4, questo che il GTS 4 dovrebbero essere compatibili, ma allo stato attuale dà solo come compatibili il T-Rex 2. Quindi per ora questo non funziona, anche se loro lo pubblicizzano. Qua vi citano i vostri record, gli amici, potete aggiungere un account, il feedback, le analisi intelligenti e le impostazioni dell'app. Però adesso a noi quello che interessa più è lo smartwatch, quindi andiamo direttamente nello smartwatch, dove qui avete il monitoraggio della salute, lo potete impostare come vi pare 24 ore, sia la frequenza cardiaca, qui avete tutte quante le opzioni, sia il sonno, che lo stress, che l'ossigenazione del sangue, ok? E il livello 2 lo dà qua sotto, eccolo qua. Quindi da qua potete impostare tutte queste cose, le notifiche promemoria le avete tutte quante qua, da qua voi avete tutto. Datevi un attimo un po' di tempo, lo attivo un attimo. E qua avete tutte quante le modifiche che volete. Da quest'altra parte potete impostare le risposte automatiche, massimo fino a 10. Andiamo indietro, le rilevo, se no ci danno fastidio. Questo è SMS, notifiche obiettivi e promemoria sedentarietà. Andiamo. Di qua, qui abbiamo il negozio quadranti, un discorso a parte, qua praticamente ci sono gratuiti e pagamenti, e a pagamento, scusatemi, come vedete, gratis, gratis. Io ho selezionato tutti quelli gratis nei miei preferiti, ok? Però ci sono anche quelli a pagamento, quindi sono all'incirca 200 quelli gratis. In teoria non li ho contati proprio, però dovrebbero essere 200. Qua è interessante invece nell'App Store. Voi andate qua e qua praticamente ci sono, ecco, già è arrivata un'altra app nuova e qua praticamente ci sono tutte le app che voi potete caricare. C'è praticamente anche la calcolatrice, ok? Perché vedete se non c'è quella qua, questa è la calcolatrice. Ok, le app stanno aumentando piano piano. Ci sono anche app molto interessanti di integrazione con Notifica Fitness, ok? Quindi pure questo molto interessante per quanto riguarda qua. Poi andiamo all'impostazione dell'orologio. Praticamente qui avete tutte le impostazioni che avete sullo smartwatch, le avete anche qua. Ok, potete modificare tutto quello che volete, lato d'uso, aggiornamenti del mattino, controllo vocale offline, vi faccio vedere questa cosa qua. Il controllo vocale offline, come vedete, è in cinese, in inglese, in tedesco e spagnolo. Se non lo volete utilizzare, lo potete utilizzare in una lingua di queste, è molto comodo. Ok? Qui sempre per i pulsanti, questi due pulsanti qua che si possono impostare, ma sono praticamente le stesse che avete nello smartwatch. Quindi lo smartwatch sotto questo punto di vista è molto completo. Qua abbiamo la gestione dell'elenco dell'app. Qui potete gestire l'elenco delle app, come vedete, poi allenamento, sonno, meteo, quelle che stanno qua sullo smartwatch. Ok, le schede di scelta rapida, queste qua, come vedete, le potete decidere anche sempre da qua, spostare, mettere, fare come vi pare, quindi lo configurate come volete. Poi qua c'è l'impostazione della tessera, quella che vi ho detto, la tessera associativa. Qua potete caricare una vostra tessera di un supermercato, di un QR code, la caricate sull'orologio, la utilizzate direttamente sullo smartwatch, la utilizzate direttamente da qua. Da qua configurate Alexa, da qua configurate il telefono, da qua caricate praticamente la musica nello smartwatch. E da qua impostate il telefono, mi raccomando, lo dovete attivare voi questa cosa qua, se no non è attiva di default la risposta alla chiamata. Qua configurate il meteo, le sveglie, ma le configurate anche da qua, il calendario, l'elenco delle cose da fare, quelle che abbiamo visto là, l'orologio mondiale, i memo vocale li trovate qua dentro, quelli che voi registrate qua andranno a finire qua dentro, li potete ascoltare da qua. E poi su altro troviamo praticamente le app che io ho caricato nello smartwatch, ok? Questo è per trovare l'orologio, eccolo qua, visibile il Bluetooth, a tutti è disattivo, la condivisione dei vostri dati dell'attività cardiaca, esegui il background per lasciare l'app attivata in background, lo sblocco dello schermo, se voi volete che lo smartwatch vi sblocca lo schermo quando comunicano, questo lab e qua ci sarà praticamente
la fotocamera o praticamente lo scatto da remoto. Poi qua l'aggiornamento di sistema, le informazioni sul dispositivo e qua avete anche il manuale tempo per dissociarlo. E è tutto qua. Come avete visto, è molto molto completa. Non mi vado ad addentrare molto. Se a voi vi interessa che mi addentri, ditemelo che vi faccio un tutorial molto più corposo per quanto riguarda l'app. Io qua sotto in descrizione metto i link dei canali amici malati di smartwatch, di Revotech e di tutti gli affezionati del canale del Commissar Technology. Vi do un abbraccio, mettetemi un like, sintonizzatevi, attivate la campanellina perché fra un paio di settimane uscirà la recensione approfondita del GTS4 e poi comunque sto iniziando a provare questo e più là farò anche la recensione approfondita del GTR4 e in più tanti altri smartwatch e tanti cloni del nuovo Apple Watch Ultra. Un abbraccio a tutti, alla prossima!